Presidente, oggi anche le istituzioni locali e regionali mandano un messaggio per il futuro dell'Unione Europea. A maggio c'è un passaggio fondamentale che sono le elezioni. Quali sono le esigenze che arrivano anche dalle assemblee regionali che sono poi la rappresentanza del popolo delle regioni europee? Il dibattito che mi coinvolge vede appunto il tema della sussidiarietà, un tema importantissimo sul quale il Comitato delle Regioni con la task force messa in piedi nel corso di questi ultimi periodi ci ha consegnato una raccomandazione importante, 9 raccomandazioni, dalle quali si evincono alcune, diciamo, imprescindibili certezze, cioè che le assemblee legislative a livello regionale sono veramente un elemento centrale nel quale concentrare questa fase appunto della sussidiarietà, questo percorso dall'ascolto della base di cui siamo in qualche maniera detentori attraverso tutta la nostra azione che si svolge, attraverso le audizioni, attraverso quel confronto costante e continuo con i portatori di interesse fino al cuore dell'Europa. E logicamente questo rapporto deve essere reciproco, noi dobbiamo essere in grado anche di recepire con velocità e con capacità quelle che sono le norme europee, ma questo scambio ha bisogno veramente di un livello, quello dei parlamenti regionali, che funzionino, che comprendano il loro ruolo, e in quanto Presidente della CALR sono qui a testimoniare la soddisfazione di aver avuto questo importante riconoscimento appunto dal COR, segno che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Lo voglio ricordare, la Regione dell'Umbria nella scorsa legislatura aveva approvato con la legge numero 11 del 2014 appunto le norme per quanto riguarda la costruzione del diritto europeo. E dal 2015, quindi in questa ultima legislatura, abbiamo tutti gli anni partecipato alla costruzione dello stesso attraverso una nostra partecipazione. È evidente che il senso della rete, dell'essere squadra, dell'essere una comunità un po' allargata che tiene conto di quelle che sono le istanze di tutte le regioni, di tutti i parlamenti regionali europei, ci dà la forza di un confronto costante e continuo in orizzontale per quello che è il nostro livello, e quindi ci permette di anche sostenerci reciprocamente, perché le regioni un pochino più avanti, quelle che hanno già sperimentato formule che funzionano, riescono a trasferire le loro buone prassi e sono anche uno stimolo per le regioni che si devono in qualche maniera strutturare in questa direzione. Ma è anche evidente il senso dell'Europa, di un'Europa della quale abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno in maniera sempre più forte, sempre più determinante, consapevoli che l'appuntamento di maggio sarà un appuntamento che ci consegnerà un'Europa probabilmente diversa da quella che abbiamo vissuto, che non aspettiamo questo momento come un dramma, ma con la consapevolezza di sapere che c'è bisogno di Europa, che vogliamo più Europa, e anche girando, guardate, io proprio come Presidente della CALR ho organizzato una serie di seminari nella nostra regione per cercare di sensibilizzare i ragazzi sulla conoscenza delle istituzioni europee, e non sono cose che gestisco io da politica, ma lo faccio fare ai docenti delle università che attraverso la loro competenza, attraverso la loro conoscenza riescono a interloquire con ragazzi che su questo tema sono già formati ma che hanno bisogno di uno scambio. E allora dobbiamo lavorare per aumentare questo livello di consapevolezza e anche questo livello di capacità critica. L'essere critici nei confronti dell'Europa, laddove rappresenta soltanto delle restrizioni, non è soltanto, diciamo, un'opportunità, è un obbligo, è qualcosa con la quale ci dobbiamo misurare e che rappresenta anche un processo positivo per l'evoluzione del progetto Europa. Ed è per questo ci spenderemo, convinti che la strada imboccata sia quella giusta, accorciare le distanze, sentirci veramente tutti partecipi di un grande progetto che, se apparentemente sembra far perdere l'identità a qualcuno, ce ne fa acquisire una grandissima, che è quella appunto dell'essere europei.